Buongiorno ragazzi, ho preparato per voi un allenamento quotidiano da fare dal lunedì al sabato tutti i giorni prima della colazione in modo da attivare il nostro metabolismo. Inizieremo dal lunedì. Oggi affronteremo il saluto al sole. Il saluto al sole per risvegliare tutto il nostro corpo. Faremo prima il saluto al sole standard base e poi un livello un po' più avanzato e un po' più completo per chi se la sente e vuole sfidare se stessa o se stesso. Iniziamo. Innanzitutto ve lo mostro di profilo. Andiamo ad allineare tutto il nostro corpo. Un aiuto può essere sollevare le dita dei piedi e andare a posizionare tutti e quattro i punti dei piedi a terra. Metatarso dell'alluce, ve lo faccio vedere di qua. Metatarso dell'alluce, tallone interno, tallone esterno e metatarso del quarto dito, in modo da formare due U, ok? Abbiamo tutti e quattro i punti ben stabili. Andiamo ad attivare subito le gambe, quindi portiamo le rotule verso l'alto, attiviamo l'addome basso, mandiamo in dentro il coccige. Immaginiamo un filo che dalla testa ci porta verso l'alto, abbassiamo le scapole portando le scapole verso i lombi. E da qua inspira, sali con le braccia. Espira, allungati in avanti, mandando il coccige verso l'alto. Inspira, sguardo e petto in avanti, verso l'alto, coccige in su. Espira giù, rilassati. Manda indietro la gamba destra, la gamba sinistra e vai in plank. Inspira. Espira, contraendo l'addome, abbassa le ginocchia. Inspira, espira, manda i gomiti indietro, il petto in avanti e inspira. Le gambe sono unite. Espira, manda il coccige in su. Cane a faccia in giù. In questa posizione che terremo per 5 respiri completi, è fondamentale mandare il coccige verso l'alto. I talloni devono toccare il pavimento, ma se non riusciamo a mantenere il coccige in su, possiamo aiutarci piegando leggermente le ginocchia. E così andiamo a allungare per bene tutta la schiena, la testa guarda l'ombelico. Finiti i nostri 5 respiri, possiamo fare un salto verso le mani o camminare semplicemente. E di nuovo inspira, espira, inspira, apri le braccia, manda il coccige in dentro, espira, ritorna. Il saluto al sole possiamo ripeterlo dalle 3 alle 5 volte o quanto ritenete necessario, ok? In base a come vi sentite, ascoltate molto il vostro corpo. Accorgimenti: mantenere nei piegamenti in avanti, come possono essere questo, come può essere anche il cane a faccia in giù. Il coccige sta verso l'alto, nei piegamenti. Come può essere, come può essere già nell'allineamento, che non è un piegamento in realtà, quando noi stiamo allineati, mandiamo il coccige in dentro, anche durante il plank. Ok, adesso invece farò per voi una sequenza di saluto al sole un po' più complessa. E di nuovo ci andiamo ad allineare. Piedi sotto le anche, attiviamo le gambe mandando le rotule verso l'alto, coccige in dentro, forte l'addome, spalle lontane dalle orecchie e inspira su,
Espira, posizione della sedia. Inspira, espira. E di nuovo. Inspira, sguardo, petto in avanti. E da qua. Espira, Vai in plank. Inspira, espira, tieni l'addome, porta le ginocchia a terra. Inspira, espira, gomiti indietro, petto in avanti. Mi raccomando, gambe unite. Inspira, espira. Cane a faccia in giù. Questa volta manteniamo un respiro. Espira, manda avanti la gamba destra. Ginocchio in linea con il tallone. Giù, ginocchio, inspira. Allungati, espira. Attiva la gamba, porta indietro la gamba destra, di nuovo inspira, espira. Giù le ginocchia, tieni l'addome, inspira. Espira, gomiti indietro, petto in avanti, cobra. Inspira e di nuovo espira, cane a faccia in giù. Inspira, espira, gamba sinistra avanti. Giù il ginocchio destro, inspira, allungati, allungati, spingi in avanti il bacino, manda il coccige in dentro qua. Inspira, espira, ritorna in plank. E inspira, espira, giù le ginocchia. Inspira, espira, gomiti indietro, petto in avanti. Espira per l'ultima volta, cane a faccia in giù. Lo Lo manteniamo per 5 respiri completi. Spingi con le mani in avanti e contro il pavimento, questo ti aiuterà a mandare il coccige verso l'alto. E piano piano ritorna con i piedi verso le mani. Inspira, coccige in su, petto e sguardo verso l'alto. Espira giù. Inspira, apri le braccia, manda subito il coccige in dentro. Espira, torna. Ok, un ultimissimo consiglio. Durante i saluti al sole, magari man mano con il tempo e l'esperienza, vi consiglio di utilizzare la respirazione Ujjayi, che è un particolare tipo di respirazione che ci aiuta a riscaldarci dall'interno e si usa specialmente nei saluti al sole. Inspiro dal naso, espiro dal naso ma internamente, ok? Qua. Questo tipo di respirazione ci aiuterà a riscaldarci dall'interno. Anche questo 3-5 volte e poi siamo pronti per affrontare la giornata. Detto questo, ci vediamo martedì per il secondo workout che sarà variegato e differente da questo. Mi raccomando, siete costanti con l'allenamento e niente, buona giornata, ci vediamo domani. Ciao ciao!